Perché dovete sapere, bimbi, che oggi è il mio compleanno. Vogliamo venire tutti qui, capito? Non stasera, vedi, domani sono tutti qui i miei genitori, la mamma di Paola, il fratello di Paola, la sorella di Paola, Paola di Paola. Oggi invece abbiamo avuto un pranzo molto intimo, io e Paola, che salutiamo, capito, a base di alette di pollo piccanti miste con alette di pollo campestre. Una cosa proprio leggera, perché poi alla fine del compleanno, bimbi, è una cosa che secondo me va vissuta, capito? C'è anche un modo per, capito? Come quando, no, uno dice che poi, insomma, alla fine poi lo facciamo. Quindi del tipo oggi con Paola abbiamo fatto, che poi abbiamo passato un pomeriggio fantastico all'insegna della goliardia, della spensieratezza e del cappottamento, mi dice Paola. Poi oltretutto, poi dopo, quando poi si è svegliata, mi ha detto: metti un po' il 66, che c'è la replica di Temptation Island, capito? Uno dice boia, un guardate altro. Vedete Paola che contribuisce all'aria di festa del mio compleanno, vedete anche questa atmosfera un po' ombrosa, capito? Dimmi, cosa ha fatto? Mi aveva dei messaggini. Sì. Hanno messaggiato la Sofia. Ci mandiamo i messaggini benché tutte e due nella stessa stanza, come non c'è più dialogo. Come degli innamorati di primo pelo che si mandano messaggi tipo ti amo, parliamone, capito? Queste cose lì. E invece vaffanculo. Insomma, bimbi, anche questo compleanno è passato. 44 anni, eh sì. Sono un vecchiato un pochino, no? Vedete che Paola continua ad essere nel suo multiverso. Che poi, no, uno dice, boh, 44 anni, se vasi a metà strada. Ma a metà strada di ossa. Se pensate che 4 più 4 fa 8 e l'8 lo mettete in orizzontale, cosa vuol dire? Infinito.